È vuota. Non è qui. Di chi parla? Giorgio Tossino non è mai stato sepolto. Tutti hanno creduto nella sua morte, ma lui è vivo. Non ci credete? È qui, da qualche parte, nel castello. Dov'è mia sorella? Non lo so dov'è sua sorella. Perché non lo chiedete a Giorgio? Venga con noi, signor Riley. Cosa? Allora non ha capito niente. No, ascolti. Aspetti un minuto. Controllate di sopra. Nella camera della duchessa c'è una frusta. Perché, secondo voi, lei aveva una frusta? Su chi la doveva usare? Rifletta, per l'amor del cielo. Lei non ha mai fatto entrare nessuno, giusto? Allora, chi ci vive qui? Non ci arriva? Suo figlio! Lui non è morto! La duchessa l'ha tenuto nascosto. Si è riscattata sul suo bambino vendicandosi per la fuga di mio padre! Una storia interessante. È Giorgio che ha rotto lo specchio. E c'era lui nella stanza di Rebecca. Gliel'ho già detto, deve perquisire questo castello! Dichiaro in arresto, Ray. Cosa? Non sono stato io. Perché avrei dovuto farlo? Le consiglio di stare zitto finché non avrà parlato con il suo avvocato. Ma io t'ammazzo, brutta carogna! T'ammazzo! Susan, sono innocente, te lo giuro. Devi aiutarmi, ti prego. Non ho fatto niente, credimi, sono innocente. Non sono stato io, Susan, te lo giuro! Grimaldi e Benedetti rimarranno qui questa notte. Domani potrà portare sua figlia alla centrale per deporre la sua testimonianza. D'accordo, grazie. Lei sta bene? Allora, buonanotte. Buonanotte. Posso chiedervi una cortesia? Dica. Vorrei dell'acqua, per favore. Ma certo. Va a prendere una bottiglia d'acqua. Dai, sbrigati. Vorrei parlare con qualcuno che è cotta qui dentro. Ha sentito? Dannazione! Scusatemi. Che succede? Il signorino è un po' nervoso, non fa altro che agitarsi. Non so proprio che fare. Ci penso io, vada. D'accordo. Maresciallo, la prego. Per favore, lei deve ascoltarmi. Prima dovrà rispondere ad alcune domande. Risponderò a tutte le domande che vuole. Basta che porti via la mia famiglia da quel castello. Perché? Cosa? Perché c'è un pazzo maniaco lì dentro e la mia famiglia è in pericolo, chiaro? E chi sarebbe questo pazzo, secondo lei? Giorgio Tossino? Lei ha visto la bara, era vuota. Come mai la duchessa ha messo lì una bara vuota? È successo 40 anni fa. Io voglio sapere della notte scorsa. Perché lei ha ucciso... Glielo ripeto una volta, e un'altra ancora. Non l'ho uccisa io, è stato lui! Ora la smetta con queste storie. Mi dica la verità. Allora? Che c'è?
Le avevo chiesto qualcosa, dell'acqua, se ne è dimenticato? Sì, certo, ha ragione, mi scusi. Ora vado. Grazie. Benedetti! Adesso la portano, amore. Benedetti! Si risolverà tutto, tesoro. E presto torneremo a casa. Credi che papà sia un assassino? Tu gli dai la colpa per JJ. Io penso che abbiate amato JJ più di me. Cosa? Perché dici questo? Perché la sua morte ha portato l'odio fra voi due. Oh, tesoro. Tu non immagini quanto io e papà ti amiamo, ma tu lo sai, non è vero? Lo so. Non importa cosa ha fatto. Tuo padre ha bisogno del nostro aiuto. Preghiamo per lui, d'accordo? Ascoltami, Signore. Ti prego. Veglia sempre su di noi e proteggici da ogni pericolo. E aiuta mia madre a perdonare mio padre. Signore, ti prego, fa che la mia famiglia rimanga unita. Amen. Amen. Su, ora spogliati e mettiti a letto, ok? Mi sta venendo il solito mal di testa. Oh, ti prendo una pasticca. Stavo pensando a quello che succederà domani. Ci serve dell'acqua. Mamma, mi stai ascoltando? Sì, tesoro, ti ascolto. Io vorrei che le cose tornassero come prima. Perché non tornate insieme? Becky. La vita è una sola. Io non voglio preoccuparmi di cose stupide come auto, feste da ballo. Quando avrò un marito, sarà senz'altro una persona speciale, perché mi amerà anche se sono cieca. E io lo giudicherò per quello che è realmente, per nient'altro. Sarà fantastico. Non credi? Mamma! Oh. Sei tu! Mamma! Mamma! Ho risposto a tutte le sue domande. Ora io voglio che voi portiate via mia figlia e mia moglie da quel maledetto castello. Sono stato chiaro? Lei non può dare degli ordini qui. E risponderà alle domande finché le sue risposte non mi avranno soddisfatto. Adesso deve dirmi perché lei ha ucciso Silvana. Io l'ho soltanto scopata. Calma, calma. Lasciatemi! Lasciatemi! Gliela devo far pagare a quel bastardo! Lasciatemi!